Oggi voglio partire subito col botto, senza perdere nemmeno un secondo, perché purtroppo, ragazzi, mentre aspettiamo questa partita possiamo farci tutti i viaggi mentali che vogliamo, ma io voglio di campo. Io voglio di campo e per andare in campo bisogna schierare 11 giocatori titolari. Facciamo la conta di quelli che ci sono, io mi immagino sarà un 4-3-3 come potete vedere in grafica in questo momento, con Szczęsny in porta, con Pellegrini e De Sciglio sugli esterni, con due centrali su tre. Tra De Ligt, Chiellini e Bonucci, penso che ci sarà un ballottaggio fra tutti e tre, alla fine soltanto uno rimarrà fuori, ma alla fine non penso che ci sarà quella famosa difesa 3 di cui avevamo parlato, teniamocela comunque come opzione, penso comunque che Allegri voglia andare sul sicuro, quindi difesa 4 senza fare esperimenti di qualsiasi tipo, Locatelli davanti alla difesa, ne abbiamo parlato in questi giorni, Locatelli non è un regista, poi regista non è un ruolo. È un compito, però Locatelli è più una mezzala, è un giocatore che ama anche andare a inserirsi, che ama cercare il gol, però sarà necessario averlo lì per il momento. Adattiamo, adattiamo, adattiamo. Rabiot sulla sinistra, dicevamo, e probabilmente McKennie sulla destra, è rientrato anche lui, abbiamo parlato anche di lui nel dettaglio questa settimana, un po' prima per cose extracampo, diciamo così, e ora si candida alla maglia titolare. Come mezzala, anche se sappiamo che in realtà Allegri lo vede un po' più avanzato, e quindi questo potrebbe essere benissimo un 4-2-3-1 con McKennie sotto punta. Davanti, Bernardeschi a sinistra, Kulusevski a destra, Morata di punta. Io mi tengo anche un ballottaggio con Moisekane perché credo che sia doveroso farlo. Non ho messo i sudamericani in questo momento per un motivo ben preciso, e cioè non sappiamo ancora chi e quando arriverà. Molto probabilmente Dybala e Cuadrado potranno essere convocabili della partita, quindi attendiamo gli ultimi minuti perché a breve la Juventus dovrà diramare il comunicato che magari convocherà tutti in via precauzionale, ma non arriveranno. Ragazzi, cosa vi devo dire? Basta guardare questa formazione per capire che questa non è la Juventus, o almeno questa è la Juventus dei non titolari. Banalmente, guardo l'attacco e penso, sono tutti e tre giocatori che potenzialmente possono fare bene, ma sono tutti e tre giocatori che sono tremendamente discontinui. È che tante volte ci ritroviamo a dire o oh, ma ci sei o ci fai, ma non perché siano scarsi, ma perché non riescono a dare continuità di prestazione a quelle cose che ogni tanto fanno vedere che. Ed è per questo che sia Bernardeschi che Kulusevski nella mia testa non sono titolari della Juventus. Morata è una roba a parte, perché dei tre è il migliore sicuramente, però anche Morata, l'ho sempre detto, non è un fenomeno, è un buon giocatore, un ottimo giocatore, ma non è il calciatore, il campione in grado di prendersi la squadra sulle spalle e trascinarti con giocate, invenzioni, no? È più un attaccante moderno, è un attaccante che quando sta bene, ragazzi, la porta la vede. Il problema è questo Morata che abbiamo adesso, è quello dell'inizio dell'anno scorso o della fine dell'anno scorso? Perché come il giorno e la notte, dottor Jekyll e Mr. Hyde. Una squadra anche particolare, perché da anni siamo qua a dire che la Juventus ha perso un po' l'identità italiana che l'aveva sempre accompagnata nei successi degli anni precedenti. Ora basta guardare questa squadra qua, c'è la possibilità di schierare 7 giocatori italiani, una roba che non vedevo da una vita. E probabilmente sarà necessario andare sull'Italia, dato che ultimamente l'Italia sta facendo molto molto bene, cosa che invece negli anni scorsi abbiamo sempre detto, ma chi ci schieri dell'Italia che non ci sono giocatori in grado di fare la differenza in Europa, guarda la nostra squadra è più forte, non ci sono talenti. Ora noi abbiamo abbassato tanto il livello, qualche talento c'è e dobbiamo veramente farci trascinare da Locatelli a centrocampo, sperare che Ken possa dare ancora continuità a quella bella prestazione che ha avuto l'altro giorno, anche di Ken abbiamo già parlato nel dettaglio sul canale, diciamo che meno male in questi giorni abbiamo fatto dei focus generali su tanti calciatori. Su Bernardeschi lo sapete, io ormai non cambio idea. Bernardeschi non potrà essere un titolare della Juventus. Bernardeschi questo è, non pretendo chissà che cosa, non chiedo chissà che cosa, non giudico. So che questo lo accetto, tutto quello che arriva in più da Bernardeschi bene ve lo porto a casa. Se no, è la consapevolezza di avere questo tipo di giocatore qua. Però vorrei parlare appunto di un giocatore che gioca nell'Italia, che è campione d'Europa e che è il nostro vero e proprio trascinatore. Federico Chiesa, che non sarà della partita, non verrà convocato in maniera precauzionale per non andare ad affaticare il giocatore, non portare infortuni nel futuro, non tirarseli dietro, dato che ora inizia veramente un filotto di partite molto complicato per la Juventus tra Champions League e Serie A.
Ragazzi, Chiesa invece è quello che te l'accende la luce, eh? È quello che davvero si carica la spalle, sulle spalle la squadra con una giocata, una rincorsa in velocità, saltando tutti gli uomini e andando a concludere. Federico Chiesa è un'ira di Dio, mi piace chiamarlo ira di Dio, che è veramente un giocatore superiore, e domani non ci sarà, ed era stata forse una delle poche speranze che mi davo per vedere davvero una squadra che comunque non abbassava tremendamente il livello di competitività nella rosa. Ora è difficile, ragazzi, ve lo torno a dire, è difficile, è difficilissimo, ma non l'abbiamo ancora persa e non l'abbiamo ancora pareggiata. Ve l'ho detto anche l'altro giorno, bisogna continuare a pensare che Juventus-Napoli inizia sabato alle 18 e dura 90 minuti più eventuale recupero. Quindi fate un centinaio di minuti. Dentro quei 100 minuti lì la possiamo vincere o perdere. Prima, pensando, guardando, ragionando, ipotizzando le cose, no. È vero, siamo probabilmente i non favoriti dopo tanti anni anche nelle singole partite. Napoli-Juve l'anno scorso però è stata bene o male la stessa cosa, anzi Juve-Napoli, quella famosa partita che non si giocò a inizio campionato in ottobre, ce la siamo portati dietro, era la partita famosa, no? Del Pirlo se perde va via. L'anno scorso mi è toccato leggere dei commenti dei tifosi juventini che tifavano Napoli perché speravano che la vittoria di Napoli avrebbe tagliato la panchina a Pirlo. Se non di poi, Pirlo non è comunque più in panchina, quei 3 punti contro il Napoli avrebbero garantito l'accesso diretto alla Champions League a loro piuttosto che a noi. Tanto per ricordare che bisogna sempre tifare la Juventus e non, ah beh, allora immagino che tifiamo la Juventus. Tifiamo la Juventus. Ragazzi, anche l'anno scorso in quella partita lì non eravamo i favoriti. Il pronostico pendeva dalla parte del Napoli. Tutti parlavano del Napoli, perché la Juventus veramente era in un periodo tremendo e perdere quei 3 punti lì avrebbe quasi completamente interrotto i nostri sogni. Ma anche all'ultima giornata l'anno scorso con il Bologna eravamo fuori dalla Champions, eravamo più fuori che dentro. E anche fino all'ultimo secondo eravamo più fuori che dentro, perché Petagna ha avuto anche il pallone per mandare il Napoli in Champions e noi abbiamo avuto il terrore, guardandoci la partita, noi, io la guardavo in TV, i giocatori sul telefono, abbiamo avuto il terrore tutti che potesse concludersi in un boom, sogno terminato all'ultimo secondo. Campo ha detto di no, Campo ha detto che l'Hellas non aveva più niente da chiedere al campionato, è andato a fermare il Napoli e ha lasciato fuori la Champions. Il campo, poi oh, magari domani il campo restituirà al Napoli quello che gli ha tolto l'anno scorso e ce ne faranno 5. Non lo possiamo sapere. Domani deve essere la classica partita sporca e intelligente di Allegri. Io non so come potrà prepararla, non so come potrà insegnare ai calciatori che magari non sono abituati a fare quel tipo di prestazione come si giocano quelle partite sporche. Noi domani non abbiamo, penso, credo, immagino, la possibilità di andare a Napoli e dire voglio fare la partita. Sarei contentissimo di vedere una Juventus arrembante, padrona del campo, con volontà di attaccare, di palleggiare, di sbombardare la porta del Napoli. Temo che non sia possibile, vedendo la formazione che dovremo probabilmente schierare domani, e quindi credo che l'unica possibilità sia giocarla in maniera intelligente, che non significa stare 11 dietro la linea del pallone per tutto il tempo e basta. Significa non cercare di pressare a vuoto, non cercare di correre a vuoto, non stanchiamoci, perché veramente ragazzi i cambi, lo vedete, magari entra Keno Morato, Bernardeschi, Kulusevski, uno di quelli che non gioca là davanti, o un centrocampista se rimane fuori uno dei centrocampisti, o Dybala e Cuadrado che potrebbero giocare pochissimi minuti. Ora su Dybala facciamo un altro, ha giocato 10 minuti con l'Argentina, 10 minuti con l'Argentina ha giocato Paolo Dybala in questo periodo in cui è stato lontano dalla Juve. Adesso io so che tutti gli anni è così, tutti gli anni arriviamo qua e ci lamentiamo di questo discorso delle nazionali e tutti gli anni non cambia mai niente. Ragazzi, si giocano troppe partite di calcio, si giocano troppe partite di calcio, è ora di iniziare a tagliare qualche partita, a tagliare qualche squadra nelle varie competizioni, ok? E iniziare a far respirare i calciatori, perché non è possibile che questi debbano giocare. Stanotte hanno giocato, sulle 9.40, hanno giocato 6 ore fa, 8 ore fa, e debbano prendere un volo
per arrivare dall'altra parte del mondo, in Europa, un volo transoceanico, con jet lag, stanchezza del viaggio e tutte queste cose qua. Qualcuno l'altro giorno mi ha detto: ma sì, ma Dybala prende 10 milioni di euro l'anno, vuole 12-10 milioni di euro l'anno ed è stanco perché ha fatto un volo. Sì, ma ragazzi, ma avete mai preso un aereo? Io non sono mai andato fuori dall'Europa praticamente, sono in Egitto, quindi non ho mai fatto un volo da jet lag pesante, ma vi posso garantire, dato che è qualcosa di scientificamente provato, che la stanchezza data dai voli c'è, è presente. E quindi è ovvio che Dybala può giocare comunque anche se stanco, anch'io potrei giocare domani, però io sono scarso, Dybala è stanco, io sono scarso, quindi è inutile andare a dire no, lui deve giocare lo stesso. Ma potrebbe anche giocare, ma sarebbe controproducente per la Juventus, perché ci sarebbe un giocatore che non ha i 90 minuti nelle gambe, non ha 90 minuti di qualità nelle gambe. Quindi questo è, signori, prendere o lasciare. E domani finalmente torna al campo e domani finalmente ce la vediamo tutti insieme in diretta. Quindi su con il morale, che non muore nessuno. Cerchiamo di goderci la partita e sperare di non rinascere a un punto dopo 3 giornate alle 21 di domani sera, perché potrebbe essere un problema. Vado a fare la seconda dose oggi pomeriggio, quindi spero di stare bene e di riuscire a portarvi dei contenuti anche domani, appunto, con la diretta e i post partita. Dipende da come reggo la seconda dose.